La domanda che ronza sicuramente nella testa dei tifosi è soltanto una: riusciranno i loro beniamini nell'impresa? Si prospetta un altro test importante per la squadra e se i risultati sul campo saranno quelli sperati, i benefici saranno immensi. I tifosi sono pronti, i cori si levano già nel cielo, le bandiere sventolano da un pezzo e l'atmosfera è senza dubbio già rovente. Tra non molto però saranno i giocatori a scendere in campo e a doverci credere fino in fondo. Oltre 100.000 persone in festa accolgono una delle squadre più nobili del calcio mondiale. Signore e signori, siamo a Barcellona e questo è lo Spotify Camp Nou. La partita è già cominciata. Barcellona e Manchester United. Cerca un varco con un pallone lungo. Lo sposta di peso e gliela porta via. La gioca lunga sulla sinistra. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Fabio, non può che essere la pulce argentina. Lionel Messi, semplicemente il migliore. Una vera gioia per gli occhi, un giocatore che è sempre in grado di fare magie. Con lui in campo si va sempre sul sicuro. Certo, e segnare è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Va largo sull'out di destra. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Colpisce e c'è il gol del Barcellona. Prima rete per il Barcellona. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Si riparte dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Brahim Diaz a sinistra con il passaggio. Brahim Diaz viene sbilanciato dalla difesa. Arriva Cristiano Ronaldo. A questo punto della partita hanno deciso di pensare più alla fase difensiva, assumendo un atteggiamento più prudente. De Bruyne la gioca a sinistra. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Gioca una palla lunga. Cerca aiuto nella zona laterale. Messi. Palla filtrante per Lewandowski. Prova a superare la difesa con un filtrante. Palla filtrante per Neymar. Se ne va. Ha una palla d'oro tra i piedi. Ecco il tiro. Un palo clamoroso. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. E adesso devono sperare nel miracolo e soprattutto affidarsi al portiere. Il portiere adesso proverà a parare. È l'unico modo per cercare di tenere in partita i suoi. Miracolo di Muslera. Ripartiranno con una rimessa laterale. Allontana. Ecco Lewandowski. Brahim Diaz, apertura sulla sinistra, lunga. È mancato quel pizzico di fortuna finale. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Lewandowski. Hernandez. È stato bravo a smarcarsi in zona laterale e dettare il passaggio ai compagni. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura.
C'è ancora qualche minuto per provare a pareggiare prima dell'intervallo, ma non devono rischiare di sbilanciarsi troppo. Sceglie di andare per vie verticali. E il difensore respinge. Recuperano il possesso del pallone. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Sceglie il lancio lungo. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Brahim Diaz allontana. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Finiscono così i primi 45 minuti di gioco, una prima frazione non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Si riprenderà con il punteggio di 1-0 e il risultato è ancora in bilico. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Prime fasi della ripresa già in corso. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che li espone a qualche rischio, al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. Costruiscono la manovra con sicurezza. Messi. Difesa ancora decisiva. Hanno ottenuto un fallo laterale. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Messi. De Bruyne prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Il Manchester United riconquista subito la sfera. Mbappé. Palla filtrante per Lewandowski. Difesa impeccabile qui, non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Ci prova con un pallone profondo. Messi ha spazio per affondare. Torreggia di testa. E c'è la rete! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Ottimo colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Pallone interessante, in verticale. Rubare palloni così non è mai un caso. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. L'assistenza a este partito. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Messi prova a fare tutto da solo. Cerca la traccia in profondità. Cross verso il centro. Non rischia e spazza il pallone. Akanji. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Il Manchester United ha bisogno di modificare la propria mentalità. Difficile che cambi qualcosa se continuano a giocare così. La gioca sulla destra. Cristiano Ronaldo arriva sulla palla e interrompe l'azione. Errore qui, pallone sprecato. Allarga il gioco a destra. C'è Messi. Cerca l'uomo là davanti. E passa. Miracolo di Muslera. Preferisce andare sul sicuro e spazza. Cerca. Miracolo di Muslera. Dimmi. Va sul sicuro e l'allontana senza pensare. Grave distrazione qui. Lewandowski si libera e va. Fa sembrare tutto facile in difesa. C'è il cambio di lato sull'altra fascia. Messi. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. Se vai a llevar a cabo un cambio de jugadores. Messi. De Bruyne prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Prova ad allargare.
Mertens. Mbappé. Merkan. Che leggerezza! Devono stare più attenti. De Bruyne. C'è Messi? Brahim Diaz. Brahim Diaz ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Ormai, Fabio, la partita è persa, ma questa squadra non può mollare. Non può mollare così. Deve lottare fino alla fine per rispetto della maglia e dei tifosi. Riesce ad allontanare. Trova un modo per passare. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Messi. Mbappé. Merkan. Mbappé. Accelera per smarcarsi. Occhio. Parata di Donnarumma. Perfetta la parata. Portiere impeccabile, Fabio. Difficile fare meglio di così. Prova a tirare. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Spazza via prontamente. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Non è andata come speravano, ci hanno provato, i loro sforzi non sono bastati.